Benissimo, dunque, come al solito, appuntamento con la lista, con la playlist Storia delle religioni, mi sono accorto purtroppo che gli ultimi video non li ho inseriti dentro la playlist, mi sono dimenticato e la disabitudine ha fatto sì che poi anche il fatto che i video vengano registrati in un modo diverso, con modalità, opzioni diverse, diverse finestre, mi ha, come dire, ingannato. E vabbè, vedrò se riuscirò a inserire gli ultimi video nella playlist. Comunque risulteranno, cioè se uno guarda la playlist, usando l'opzione riproduci tutti, vengono a mancare proprio gli ultimi video. Pazienza, portate pazienza, i video ci sono, dovrete cercarveli da solo nel canale. Va bene, ma può darsi che la cosa poi riesca a risolverla se riesco a trovare il tempo. Comunque, poi altra cosa da notare, sono già cominciati a fioccare gli insulti. Beh, ma penso che quello sia il fatto che ormai mi sono fatto una quantità, secondo me, una quantità abbastanza considerevole di nemici sul web, perché a furia di dar fastidio all'uno o all'altro gruppo di irrazionalisti, di selvaggi, di incivili, di troll, tutto quello che volete, no? Cioè non solo terrapiattari, biglinisti, neonazisti, borghesucoli, fanatici religiosi, reazionari di ogni tipo, gentaglia di ogni tipo, no, ma probabilmente anche persone che così, per il solo fatto che esisto, che sono quello che sono, che dico le cose che dico, se la prendono con me, ecco, ma se la prendono, non possono fare assolutamente niente, dicono stai zitto, fai schifo, no? E cose di questo tipo, perché non possono fare nient'altro, io li blocco, sono anche contento di bloccare sempre più persone e dico che bisognerebbe proprio che su YouTube si diffondesse l'abitudine di bloccare tutte le persone che ti stanno sul cazzo nel momento in cui le vedi. Ecco, così secondo me si imparerebbe a isolare le persone, ma anche scoraggiare le persone a fare le stupide, no? Cioè, se una persona fa la stupida, si comporta male e sa che verrà bloccata immediatamente da un sacco di gente, allora ci pensa 2 volte a fare la stupida, no? Perché alla fine uno si trova bloccato da tutti e quindi non può fare niente, non può fare niente. Probabilmente va a cercarsi qualche altro posto sulla rete, sui social network, per rompere le palle. Ecco. Allora, ero rimasto appunto l'ultima volta nell'analisi della vita di Baha'u'llah all'esilio ad Adrianopoli. Alle lettere ai governanti, no? Avevo citato i 2 casi di Napoleone III e della regina Vittoria, e sulle reazioni che hanno avuto e sulle loro vicende storiche, che vengono considerate anch'esse come un segno divino dai Baha'i. Ecco, adesso parliamo dell'esilio ad Acre, cioè a San Giovanni d'Acre, che in arabo si chiama Acca, l'antica fortezza dei crociati in Palestina, no? Luogo molto storicamente molto noto in Occidente, appunto perché è il ricordo del dominio crociato in Palestina, ed è il luogo di esilio definitivo di Baha'u'llah, perché lui ci morirà poi a San Giovanni d'Acre. Allora, Acre, essendo ormai divisi, i seguaci di Mirza Yahya Subiazzal, il fratellastro di Baha'u'llah, ufficialmente capo dei Babi, cercarono, perlomeno secondo il testamento del Bab, cercarono di screditare Baha'u'llah agli occhi delle autorità ottomane, accusandolo di causare agitazione contro il governo.
vennero effettuate delle indagini nelle quali scagionarono Bahá'u'lláh, ma portarono all'attenzione del governo che Bahá'u'lláh e Mirza Yahya avevano delle divergenti rivendicazioni religiose e, temendo che ciò potesse causare del futuro disordine, decisero di esiliare i due leader, no? Cioè, gli intenti dei seguaci degli Azzalì si ritorsero contro di loro, certo danneggiarono anche i Bahai, ma si ritorsero contro di loro perché l'unica cosa che riuscirono a fare è far accorgere al governo turco che c'erano due diversi gruppi religiosi che si davano addosso l'un l'altro e che quindi potevano essere potevano essere forieri di tumulti popolari, no? Di disordini, di. Allora, decisero di esiliare i due leader mandando il gruppo con Mirza Yahya a Famagosta nell'isola di Cipro e l'altro gruppo con Bahá'u'lláh nella colonia penitenziaria di San Giovanni d'Acre. Quindi un gruppo a Famagosta e l'altro a San Giovanni d'Acre. Cosa sia successo poi agli Azzalì? A Famagosta immagino che non lo sapremo perché ormai escono dalla vicenda dell'evoluzione della comunità Bahá'í, quindi cioè, bisogna trovare qualcosa di specifico, cioè una voce di Wikipedia o qualche sito specifico italiano sugli Azzalì, perché qui non viene detto, non è quello l'oggetto, il centro del discorso. Dunque, in Palestina lasciarono Adrianopoli, qui scritto, cioè sarebbe da correggere, Andrianopoli, Adrianopoli 12 d'agosto del 1868, 22° giorno di Rabiultani 1283 e no 1285 e cioè dall'egira Rabiultani 22° giorno di Rabiultani deve essere la data secondo il calendario musulmano, no? Di cui non so assolutamente nulla, so qualcosa, ne avevo già parlato invece del calendario Bahá'í, no? Che appunto ha 19 mesi di 19 giorni. Come siano divisi invece i giorni dell'anno musulmano, non lo so. È la prima volta che vengo a sapere, cioè, il nome di un mese musulmano. L'unica cosa che so del calendario musulmano è che è piuttosto impratico, nel senso che non è un calendario solare, ma lunare, cioè si fonda sulle lune, sui cicli della luna e non sul ciclo del sole attorno, cioè della Terra attorno al sole. O meglio, ciclo di come appare il Sole visto dalla Terra. Quando c'è una certa sfasatura, e di conseguenza, credo che gli anni lunari durano un po' meno di quelli solari, e quindi per questo il Ramadan cade sempre in diversi periodi dell'anno, come tutti gli altri mesi, e questo è una bella scocciatura, soprattutto per i musulmani. Quando Cipro passò poi sotto il controllo britannico, poi penso anche per gli storici, tant'è vero che c'è proprio una formula matematica, credo l'avevo già detto, per calcolare la differenza di calendario fra quello musulmano e quello cristiano. Quando Cipro passò poi sotto il controllo britannico, Subì Azal, ecco, e qua di nuovo lo chiama Subì Azal, non lo chiama più Mirza Yahya. Io mi domando allora, tanto vale chiamarlo tutto col nome completo, Mirza Yahya Subì Azal, allora lì non ci sono più confusioni, ecco. Beh, ho d'altra parte Wikipedia, e quindi lei quel che lei. Subì Azal venne liberato, ma poiché temeva per la sua sicurezza, rimase a Cipro libero e l'impero britannico
Continua a versargli la pensione che gli era stata versata fino ad allora dalla sublime porta ottomana come prigioniero di Stato. Interessante, no? Cioè che il prigioniero di Stato in esilio riceve una pensione di Stato, no? Cioè che, come se fosse un premio, no? E il governo britannico, l'impero britannico, quando Cipro passa appunto dall'impero ottomano a quello britannico, gli conserva la pensione come se fosse, cioè non è che semplicemente dice, vabbè, sei libero e vai dove vuoi, no, no, lo considera un pensionato, no? E questo per far capire anche come evidentemente. Cioè, perché noi pensiamo che certi privilegi che hanno persone che non ritengono, non vengono ritenuti degni, magari che hanno precedenti penali, no? Ecco, siano una caratteristica dei governi del nostro tempo, magari solo quello italiano. Invece, voi vedete, cioè, questo qui, che in pratica per l'impero ottomano era un. Praticamente un criminale, no? Cioè una persona che minacciava la sicurezza, gli danno la pensione di Stato, no? Lo tengono lì in villeggiatura a Famagota a Cipro, no? Dopo arrivano gli inglesi, lo liberano e dicono, vabbè, teniamo la pensione, no? Ecco, evidentemente gli inglesi non so, non si sono neanche posti il problema, dicono, ma questo qua insomma era un rivoltoso per gli ottomani, potrebbe diventare un rivoltoso anche per noi, no? Insomma, per far capire, noi ci lamentiamo tanto del nostro tempo, però stiamo attenti che le epoche precedenti, magari anche in quanto a coerenza morale, lasciavano a desiderare anche loro, eh? Dunque, durante tutti questi anni d'esilio, gli Azzalì vissero tra di loro e sotto stretta sorveglianza. Quindi, insomma, se non altro, si stava attenti a quello che si faceva. E Subi Azan non fece mai del proselitismo poiché non voleva avere problemi col governo. Ecco, quindi, cioè, diciamo, la pensione se l'è meritata, non dava fastidio. Gli abitanti di Famagosta lo consideravano come un sant'uomo musulmano e sembrava vivere come loro, cioè non era neanche più un dissidente. In pratica, è anche per questo che gli Azzalì evidentemente non contano più niente, perché in fin dei conti Subi Azal non cercò di essere un riformatore, no? Magari aveva detto, ma no, sono io la manifestazione di Dio, però poi non si è comportato di conseguenza, non ha cercato appunto né di fare proselitismo, ma neanche di presentare un messaggio suo, ecco. Sembrava un musulmano come tutti gli altri. Un brav'uomo, un sant'uomo musulmano. Ma Baha'u'llah, la sua famiglia e i suoi seguaci lasciarono Adrianopoli il 12 agosto 1868, questo è già stato detto, accidenti, e dopo un viaggio per terra e per mare, sono queste le cose che mi fanno pensare, sono due diverse persone che non si sono messi d'accordo su cosa scrivere. Attraverso Gallipoli in Turchia e l'Egitto arrivarono ad Acre il 31 agosto e furono confinati in alcune caserme della cittadella. Agli abitanti di Acre fu detto che i nuovi prigionieri erano nemici dello Stato, di Dio e della religione, e che ogni familiarizzazione con loro era rigorosamente vietata. Le condizioni di vita durante il primo anno di soggiorno ad Acre furono molto dure e difficili. Molti si ammalarono e tre Bahai morirono. Cioè, qua sembrerebbe quasi voler dire che mentre gli Azzalì, cioè, Subi Azal e i suoi Azzalì sono stati trattati bene, invece i Bahai sono stati trattati da criminali, punto e basta. Col tempo però la gente, i funzionari governativi iniziarono ad apprezzare e a rispettare Bahá'u'lláh e i Bahai. Conseguentemente le condizioni della prigionia migliorarono e infine, dopo la morte del sultano Abdulaziz, fu anche permesso a Baha'u'llah di visitare i dintorni e di lasciare la città, no? Cioè, pian piano questo esilio, questa reclusione, questa prigionia è diventata, si è mitigata ed è diventato un dignitoso esilio.
Dal 1877 fino al 1879 Bahá'u'lláh visse nella casa chiamata di Mazrahi, e qui però non vengono date note su questo luogo, no? Pure da Acri, Bahá'u'lláh scrisse altre lettere annunciando anche la sua missione ai leader del mondo inclusi. Pio IX, Napoleone III, Alessandro II di Russia, Guglielmo I di Prussia, Vittorio d'Inghilterra, Francesco Giuseppe I d'Asburgo, Abdulaziz, il sultano, Nasser al-Din Shah Qajar e i governanti delle Americhe. Dunque, mi sembrava che anche non mi ricordo se il re di Romania, mi sembra, credo che la regina di Romania a un certo punto si sia convertita, ma forse è un falso ricordo, forse mi sto confondendo. Comunque qua, ecco, mentre prima non è stato detto nulla riguardo le lettere ai governanti, qua viene fatta una lista dei personaggi principali. Pio IX, no, accidenti, Pio IX deve essere quello veneto, tra l'altro, no, Papa Sarto, di cui parleremo nel prossimo ciclo del Papa Sarto, Pio IX, perché per una pura coincidenza. E riguarda il prossimo ciclo di video, Pio IX, il prossimo ciclo di video che tratterò. Voi a questo punto vi domanderete: ma accidenti, di che cosa parlerai? Di quante cose parlerai nel prossimo video? Tantissime, forse anche di più di quelle di cui sto parlando adesso, no? Perché si tratta di un argomento veramente unico. Allora, ultimi anni, Bahá'u'lláh trascorse, cosa abbia risposto Pio IX, cioè non ha risposto niente. Ecco, d'altra parte Pio IX era una figura abbastanza reazionaria, da quel che mi ricordo io. Dunque, ultimi anni, Bahá'u'lláh trascorse gli ultimi anni della propria vita, 1879-1800, ma può darsi che mi sbagli, forse mi sto confondendo fra Papa Pio IX e Papa Pio X. Sì, probabilmente mi sto confondendo con Papa Pio X. Dunque, ultimi anni, Bahá'u'lláh trascorse gli ultimi anni della propria vita, 1879-1892, nella villa di Bagé, appena fuori Acre. Sebbene fosse ancora formalmente, no, mi sono ingannato soprattutto perché l'aspetto fisico è simile, almeno, a meno che non si siano sbagliati loro sulla foto, perché a volte succede che sbagliano foto di personaggio. Un caso che ho scoperto io è abbastanza recentemente, e anche quello ne parlerò nel prossimo ciclo. Dunque, appena fuori Acre, sebbene fosse ancora formalmente un prigioniero dell'Impero Ottomano. Quindi poté vivere anche negli ultimi anni in una bella villa, no? E c'è anche la fotografia di questa bella villa con un bel parco, cioè, dice, niente male. Durante tale periodo fu soprattutto il figlio maggiore Abdul Bahá che si occupò dell'attività amministrativa e organizzativa della comunità. Bahá'u'lláh rivelò qui diverse opere, compreso il Kitab Yaqdas, il libro delle sue leggi. Il Kitab Yaqdas è il libro centrale della fede Bahá'í, scritto da Bahá'u'lláh, il fondatore della religione Bahá'í. Qui vedo il libro più santo, cioè la traduzione, la copertina della traduzione in italiano, il libro più santo. Ecco. Il libro delle sue leggi, oltre a diversi scritti sulla sua visione di un mondo unito e sulle necessità di un cambiamento etico nella società, rivelò anche diverse preghiere, perché ovviamente il baismo ha le sue preghiere specifiche. Io mi ricordo che in casa una volta avevo un libretto che
che però adesso non mi ricordo se l'ho regalato via, se è andato perduto, non mi ricordo, un libretto proprio sulle di preghiere Bahá'í, che credo fosse stato regalato a mio padre da una ragazza che così non so se si interessava o se si era proprio convertita al bahaismo, magari era uno da, appunto, una della comunità Bahá'í di Padova, che insomma sono credo qualche decina di persone, almeno l'ultima volta che li ho conosciuti, li ho visti, erano qualche decina di persone, che erano una trentina. Dunque, il 9 maggio 1892 Bahá'u'lláh contrasse una leggera febbre che aumentò nei giorni successivi fino a portarlo alla morte il 29 maggio. Bahá'u'lláh venne sepolto nel santuario vicino alla villa di Bagé. Attualmente il santuario di Bagé rappresenta per i Bahá'í il luogo più sacro e la direzione della preghiera Qiblī, oltre che meta del pellegrinaggio, no? Cioè praticamente la loro Mecca. Appunto, se vi capita di passare da quelle parti, insomma, cioè in Palestina, sapete che a San Giovanni d'Acri c'è la tomba di Bahá'u'lláh. Dunque, fotografie e immagini. Ora, io quando appunto ho conosciuto i Bahá'í non ho avuto modo di sapere che volto aveva Bahá'u'lláh. A quel tempo non c'era internet, cioè c'era da poco, io non avevo il collegamento comunque, e non mi sono stati prestati libri che mostrassero la foto di Bahá'u'lláh. Perché? Perché appunto i Bahá'í hanno questa, diciamo, questa reminiscenza islamica per cui le immagini umane sono vietate, no? Per cui c'erano le foto, nei libri che mi sono stati prestati, libri biografici, c'erano le foto dei parenti di Bahá'u'lláh, della sua famiglia, ma di Bahá'u'lláh stesso niente. Uno magari poteva farsi idea di che tipo di persona fosse nell'aspetto in base alle somiglianze con i parenti, no? Era una famiglia di persone molto belle d'aspetto, cioè classica bellezza persiana, alti, lineamenti molto regolari e in molti casi piuttosto avvenenti, no? Per cui io mi ero fatto l'immagine che anche Bahá'u'lláh avesse quell'aspetto fisico. E dunque, e qui adesso sto vedendo, se cioè andate su Wikipedia, si può vedere, possono vedere i lineamenti di Bahá'u'lláh. Sinceramente me lo aspettavo più bello. Comunque si vede un uomo che incute soggezione, no? Nell'aspetto e nello sguardo, insomma, si vede che non è che era un personaggio, ecco. Ma comunque è una bella foto, ed è appunto, c'è scritto sotto, Bahá'u'lláh nel 1868, cioè appunto ai tempi della partenza da Adrianopoli verso Acre. Dunque, ci sono due note foto di Bahá'u'lláh, entrambe fatte nella stessa occasione nel 1868, durante la sua permanenza ad Adrianopoli, oggi Edirne. Quella in cui guarda la macchina fotografica fu presa a scopo del rilascio del passaporto e può essere ritrovata nel libro di William Miller sulla fede Bahá'í. Copie di entrambe le foto sono al Centro Mondiale Bahá'í e una di queste è esposta negli archivi internazionali, dove i Bahá'í possono vederla nell'ambito di un pellegrinaggio organizzato. No? Cioè, sì, si può vedere l'immagine di Bahá'u'lláh, ma con cautela, no? Diciamo, perché, cioè, per non cadere nel rischio dell'idolatria, perché ovviamente sì, stesse lì a guardare sempre l'immagine di Bahá'u'lláh, allora si finirebbe con adorare l'immagine dell'uomo, no? E anziché adorare Dio che è senza immagine, che è alle spalle di Bahá'u'lláh, no? Cioè,
solita mentalità musulmana, no? Se poi sia giusto o sbagliato questo, mettiamo tra parentesi la questione, no? Idolatria sì, idolatria no, o meglio, iconolatria sì o iconolatria, cioè adorazione delle immagini. Ecco, quella è una questione che non voglio trattare qui, no, non è il caso, ma per far capire appunto la mentalità Baha'i, che appunto, dato che il Baha'ismo deriva dall'Islam, ne conserva diversi caratteri. Dunque, al di là di specialissime occasioni, i Baha'i non desiderano, non approvano, siano esposte sue foto in pubblico e tantomeno metterle nelle loro abitazioni. Anche le istituzioni Baha'i non approvano gli usi impropri dell'immagine di Baha'u'llah. L'immagine di Baha'u'llah in se stessa non è offensiva per i Baha'i. Tuttavia è richiesto ai Baha'i di trattare l'immagine di ogni manifestazione di Dio col più grande rispetto. Questa è la ragione per cui evitano di riprodurre anche qualsiasi raffigurazione di Gesù Cristo o di Muhammad, cioè Maometto. Inoltre non rappresentano alcun messaggero divino nei loro lavori di tipo teatrale o cinematografico. Stessa cosa che fanno i musulmani con Maometto. Non ci sono biografie cinematografiche di Maometto. Mi hanno detto che hanno provato a farne uno, ma vista dal punto di vista di Maometto, perché non si può presentare Maometto col suo volto. Le copie summenzionate delle foto di Baha'u'llah sono mostrate solamente in occasioni di grande importanza, come le sei conferenze mondiali che vennero organizzate nell'ottobre del 1967, commemoravano l'anniversario della scrittura del libro Suri Muluk, la tavola dei re, uno dei più importanti lavori di Baha'u'llah. E qui, arrivati finalmente alla morte di Baha'u'llah, concludiamo la biografia e la prossima volta parliamo della successione di Baha'u'llah, cioè di suo figlio Abdul Baha. E qui mi interrompo.